bussola e una cartina. È quello che serve per l'orienteering, sport che insegna e costringe a trovare da soli la strada giusta. Nato a piedi, ora va anche a cavallo, in canoa, sugli sci da fondo e, come vediamo oggi, in mountain bike. Fra un orientista con la carta che entra nel bosco per la prima volta e un locale o una persona col GPS, sono convinta che arriva prima l'orientista con la carta. L'orienteering, chiamato anche lo sport dei boschi, consiste nel fare un percorso che però non è segnalato da nessuno, è semplicemente dato dalla cartina e dal percorso che è dato dal tracciatore, che indica solamente i punti di controllo presso cui il concorrente deve transitare. Fra un punto di controllo e l'altro, la strada viene scelta dal concorrente in base al terreno, alle caratteristiche e alle sue scelte tattiche. Piuttosto che fare un sentiero impervio o fare delle salite, può aggirare una collina, fare sentieri più veloci. Non sapevo, magari se questa fosse più veloce ero lì un po' indecisa. Anch'io ho pensato. Infatti adesso guardando bene magari conveniva. È un continuo scelta di percorso, un continuo controllare terreno, carta, carta, terreno, è un continuo pensare la strada da fare, è un continuo pensare a pedalare e dare il massimo. Per cui diciamo che uno sport completo impegna la mente, il fisico, diciamo al 200% in tutti e due i casi. Avevo letto male, no? Allora sono uscito di qua, poi qua non eravamo qua, non capiva niente, allora dopo siamo tornati da qua dopo siamo ripartiti da capo. No, dove che ho sbagliato io? Perso. Sono cartine fatte apposta. Diciamo che non ce ne sono di più dettagliate. Questa qua. Però questa qua dovrebbe essere più piccola della cartina, no? Ma io l'ho vista e mi sembra più grande, cioè devono segnarla un pochino diversamente. E infatti io sono arrivata qua per andare al 2, ho pensato Questa cartina poi viene tenuta, vabbè, se è nuova, diciamo, segreta. Viene tenuto segreto più che altro il percorso, perché viene dato al momento della partenza e solo in quel momento il concorrente vede il percorso che ha da fare, cioè i problemi tecnici che gli ha posto il tracciatore. La base dell'orientamento, quindi la lettura della mappa, diventa la base anche di questi sport multidisciplinari, appunto con la canoa, lo fanno anche a cavallo, lo si fa con la mountain bike, appunto come oggi, e la corsa. Io spero. Perdersi vuol dire perdere, per gli atleti forti perdere magari un minuto, 30 secondi, 10 secondi, per i principianti vuol dire magari al posto di fare percorso in 20 minuti, mezz'ora, metterci 2 ore. Con l'esperienza abbiamo visto che le persone perse non si accorgono di stare in giro 2 ore. Mi è capitato di perdermi, però man mano che passa il tempo poi l'esperienza ti dà la capacità di perdere sempre meno tempo in un errore. Terreno fisico. Per i mondiali, no? Va sì. Bene? Sì, è un training? Sì, allenamento. Training è molto bene per le mondiali. Un campionato del mondo di mountain bike orientini dal 20 al 28 agosto a Vicenza, nel Veneto. Questo evento importante, la nona edizione di questa nuova specialità, questa nuova versione dell'orientini appunto in mountain bike. L'Italia ha tutte le possibilità per ambire a risultati importanti, per andare a medaglia sicuramente. Veniamo già da un terzo posto di Luca Della Valle l'anno scorso in Portogallo. A livello internazionale comunque le nazioni più forti in assoluto da battere saranno sicuramente la Finlandia e la Svizzera. Qua non si vede ancora. No, si vede benissimo, sto trovo in mille, l'ho visto subito. Cioè, sono tirati son più avanti, poi vi slatrate e sono da attenti. Sono da fare fra. Nelle scuole siamo il quarto sport praticato a livello scolastico, abbiamo varie discipline, quella scolastica, quella più praticata a livello scolastico chiaramente è la corsa, è uno sport estremamente interdisciplinare, tocca varie materie come la geografia, come la matematica, la fisica, legate anche alla biologia se pensiamo poi alle scienze forestali, quindi è uno sport che nella scuola è particolarmente formativo. Make my day.
al di là del fatto tecnico, divertente sicuramente. Infatti consiglio a tutti di provare, perché effettivamente ci si diverte. Make my day, make my day, make my day, make my, make my, make my.